sono stati uomini che hanno scritto pagine, appunti di una vita dal valore inestimabile, insostituibili perché hanno denunciato il più corrotto dei sistemi, troppo spesso ignorato. Uomini o angeli mandati sulla terra per combattere una guerra di faide e di famiglie sparse come tante biglie su un'isola di sangue che fra tante meraviglie, fra limoni e fra conchiglie, massacra figli e figlie di una generazione costretta a non guardare, a parlare a bassa voce, a spegnere la luce, a commentare in pace ogni pallottola nell'aria, ogni cadavere in un fosso. Ci sono stati uomini che passo dopo passo hanno lasciato un segno con coraggio e con impegno, con dedizione contro un'istituzione organizzata, cosa nostra, cosa vostra, cosa è vostro e nostra. La libertà di dire che gli occhi sono fatti per guardare, la bocca per parlare, le orecchie ascoltano. Non solo musica, non solo musica. La testa si gira, è giusta, la mira, ragiona. A volte condanna, a volte perdona. Quindi è tutto chiaro, ragazzi, sull'effetto serra, mi auguro. Sì, sì. Sì. Ci sono dubbi? Qualcuno ha delle perplessità? Parlate adesso, perché sto per interrogare. Vito, vieni tu. Che? Non ho fatto niente, prof. Vieni, Vito. Sei interrogato. Ma cosa farnetichi, Vito? Non sono stato io. Ti sto interrogando, vieni. No, non la so, Lercia. Sempre caduto dalle nuvole lui. No, non la so. Professoressa, posso dirlo io? Posso? Posso? Va bene, Chiara, sempre lei. È sempre preparata la vostra compagna. L'effetto serra è un aumento graduale della temperatura dovuto all'accumulo di anidride carbonica. Ci vuole tanto, Vito? Ma è difficile. Va bene, ragazzi, preparatevi. Andiamo? Oh, Raim, non dare troppo fastidio alle ragazze. Allora, ciao Raim, ma come si dice ciao nella tua lingua? Aslema, perché? Così, allora Aslema. Aslema, Elisa. Mi sa che Elisa è una coppa per te. Dai, piantala. Tu piuttosto, dovresti stare più attento in grasso, finisci che ti bocciano. Sì, sì. Cerca di rigare dritto. Anzi, ragazzi, oggi che si fa? Studio. E in più discuto con mio padre, come al solito. Hai ancora problemi con lui? Li ho e li avrò sempre. I nostri ideali sono completamente opposti. Anch'io con mia madre ho problemi. Lei pensa che studiare sia importante, ma per me non me ne frega niente. Complimenti per gli ideali, eh? Diciamo che i miei problemi sono un po' diversi. La cultura araba ha tutte quelle regole, regoline. Lo so, amico. Era solo per farti ridere. Eri troppo serio. Andiamo, va? Ok, andiamo. Raim, sei stato preparato molto bene ai nostri vecchi capi. Sai cosa voglio dire? È giunto il tuo momento, figliolo. Domani, Raim. Thank you.
fermo, ehi, fermo. Apra, devo scendere, apra! Devo scendere! Prima di dire, di giudicare, prova a pensare. Pensa che puoi decidere tu. Resta un attimo soltanto, un attimo di più. Con la testa fra le mani ci sono stati uomini che sono morti giovani, ma consapevoli che le loro idee sarebbero rimaste nei secoli come parole iperbole intatte, reali come piccoli miracoli. Idee di uguaglianza, idee di educazione contro ogni uomo che eserciti oppressione, contro ogni suo simile, contro chi è più debole, contro chi sotterra la coscienza nel cemento. Pensa.